この番組は XBOX360 コナミとご覧のスポンサーの提供でお送りします。ザーボービエミスビトクイロルネネ、c'è qualche problema? Proprio così, sai chi ha acquisito un nuovo potere? Blue Dragon. Impossibile. Blue Dragon, Blue Dragon! Che cosa dobbiamo fare adesso? Vai a cercarli. So che stanno avvicinandosi alla capitale di Galda. Voglio che ti occupi tu di questa faccenda. Questa faccenda, questa faccenda! Come desidera. Chissà che razza di potere ha acquisito Blue Dragon. Con il generale Loghi fuori dai piedi, sarò io il fedele temuto braccio destro di Lord Nene. Avrò potere. La forza di Giro. Bene, Zola. Adesso dici una cosa. Come ci muoviamo? Non è cambiato niente. Visiteremo le altre rovine e cominceremo dalla più vicina. Sì, va bene. Eccola qui. A quanto pare è nei pressi del paese di Giro. Inutile. Eh? Perché il mio villaggio è stato distrutto e non sarà rimasto nulla. Ascolta, io credo che uno o due indizi potremmo ancora riuscire a trovarli. Vale la pena di tentare. Non è rimasto niente, Shu! Ora dove stai andando? Voglio uscire. Si può sapere che ho detto di male? Su, venite! No! Ragazzi, secondo me questo peluche è ridotto troppo male. Sì, è vero, buttiamolo via. No, ridotto! Allevati di mezzo. Su, andiamocene. Fermi! Eh? Ehi, quello è di mia sorella, ridaglielo. Evviva, Giro! No, riprenditi, Giro, ti prego, rispondi. Come ti senti? Dove sono andati? Ah, guarda come te l'hanno ridotto. È tutta colpa mia, sono un incapace. E invece non è vero. Senza di te l'avrebbero buttato via. Ascolta, ti giuro che diventerò più forte, vedrai. E riuscirò a proteggerti. Te lo prometto. Eccellente! Sono riuscito ad annientare quella a cui tenevo di più. Quel moccioso irritante che ha osato umiliarmi. Hai rimesso insieme i pezzi, vedo.
Cosa? Sei ancora vivo? Allora ti ho mancato. Oppure sei diventato più forte rispetto all'ultimo scontro. E tu sei venuto per un'altra batosta? Al contrario, ti schiaccerò come uno scarafaggio. Non mi darai più fastidio. Non ci sperare. Tu hai sterminato la mia famiglia e per questo la pagherai cara. Ma guarda un po' chi si rivede. Ancora lui. Sì, sbarazziamocene in fretta. No. Io sono Sai, l'ondata di calore, il quarto del potente quartetto di Zabo. Io sono Kesu, lo scatenato, il terzo del potente quartetto di Zabo. Io sono Mai, il turboletto, il secondo del potente quartetto di Zabo. Io sono Ku, il silenzioso, il primo del potente quartetto di Zabo. Premate davanti al potente quartetto di Zabo. Avete guardato bene il mio potente quartetto? Bene, l'ultima cosa che vedrete. Circondateli! Siamo in due contro cinque. E chi se ne importa? Giusto! Vai, Minotauro, ancora! È divertente vedere quanto ti dai da fare, ma non serve. No! Adesso tocca a me. Oh no! Ti ho in pugno. Sbarramento! E insomma, Giro, mi dici che cosa vuoi fare? Cerca di pensare a una strategia, dobbiamo battere in ritirata. Non voglio, non intendo scappare. Sono solo un ammasso di inutili macchine. Inutili? Allora aumento di un'attacca. Non seguire l'orgoglio, per favore ascoltami. Non puoi sconfiggerne cinque da solo. Ha ragione, attacco simultaneo. Io non voglio perdere, onda di furore. Sono scappati. È assurdo, guarda che lo dobbiamo affrontare il nemico se vogliamo sconfiggerlo. Perché non vuoi capire che da soli non abbiamo possibilità? Devi smetterla di dire così. Non siamo riusciti a vincere perché hai perso la calma e siamo scappati. Cosa? Io avrei perso la calma? Esatto, se non sbaglio volevi dartela a gambe. Lo ammetto, e sai perché? Tu eri troppo debole per potercela fare contro quei cinque. Non è vero, sei solo un bugiardo. Avevi troppa voglia di combattere e hai consumato velocemente l'energia. La colpa è soltanto tua. Hai sbagliato, Giro. Non riesci a controllarti, è questo che ti rende più debole. Piantala, vuoi chiudere il becco? Tu non sai proprio niente di me, capito? Devi imparare a concentrarti sul presente senza pensare troppo al passato. Hai avuto dei problemi, ma devi lasciarli a casa la prossima volta che mi evochi. Cosa può essere successo? Dite che è stato Giro. Sì, è possibile. E adesso dove è andato a finire? No, lasciate stare i miei bambini! Ascolta, Giro, ora devi proseguire da solo. Perché?
Io devo tornare a prendere tua sorella e tua madre. Vengo con te, papà. Non se ne parla. Devi scappare, Giro. Continua a correre finché non sei al sicuro. Su, vai! Papà! 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 Mamma! Gina! Ehi, Gina! Come stai? Fratellone, ti voglio bene! Gina! Papà! Che cosa è successo? Figliolo, perché sei tornato? Ma che dici per aiutarmi? Forza, andiamocene subito! Giro, non pensare a noi. La casa sta per crollare, ti prego, vattene! No, no, papà! Non ho intenzione di lasciarvi qui! Sai, ho promesso a Gina che sarei diventato fortissimo per proteggerla sempre! Ti prego, vai! Vattene, figliolo! Devi sopravvivere per tutti noi. Hai capito? Giro, figlio. No, papà! No! Avrei potuto salvarli, ma sono scappato via. E tutto perché non ero abbastanza forte. Giro! Oh, sei tu? Che c'è? Mi sembri un po' giù di morale. No, è tutto a posto. Lo sai che quando ti trovi davanti al nemico devi informarci, vero? Guarda che io posso arrangiarmi benissimo da solo! Vieni fuori! Dobbiamo smetterla di incontrarci così spesso. Addio, amico, è stato bello! Non converrebbe avvisare gli altri? Zitto, diamoci da fare. Sei davvero cocciuto. È ora di colpire! Che cosa succede? È Giro! Volete riprovarci? Perderete ancora, come sempre del resto. Sei pronto? Sì, però mantieni il controllo, altrimenti dovremo scappare un'altra volta. Io non voglio scappare! Giro! Arrivano anche gli altri. Forza allora, fusione! Subito! Ehi, chi sono? Accidenti, adesso che facciamo? Dovevamo attaccarli prima che si unissero. Perché non ci hai chiamato? Non potevi farcela da solo. Invece ti sbagli, non mi serve l'aiuto di nessuno. Dimenticavo che questa è la tua guerra personale. Vattene, Minotauro, facciamola finita. Nello stato in cui ti trovi non ce la faremo, Giro. Io ho tutta la forza che serve e intendo dimostrarvelo. Vi faccio vedere io come si fa. Giro!
Fermo! Questa faccenda riguarda solo me! No, non è vero! Che vuoi dire? Abbiamo una missione da compiere e non riguarda soltanto te. Ascoltami, tutti abbiamo i nostri problemi. Perciò smettila di piangerti addosso! E adesso lasciati aiutare! Guarda, guarda chi ha deciso di farsi vedere. Ce ne hai messo di tempo. Naturalmente avevo previsto anche questo. Wow, è enorme! Cosa ne dici di questo, Blue Dragon? Part 2, attivazione! Al mio segnale, attacca! E io dovrei temere quell'ammasso di latta! Fatti sotto! Oh no! Mi hai stancato, sai? Va a prenderlo, Blue Dragon! Subito, con immenso piacere! È terribile! Su! E va bene, vado a dargli una mano! No, aspetta! Eh? Oh? Vai! Giusto. Scusa, Jiro, ma ti senti bene? Certo. Dopo aver visto Shu mi sono reso conto che il mio difetto è pensare troppo. Che ne dici, Minotauro? Io sono pronto, Minotauro. Sì? Voglio che tu mi colpisca. Cosa? Dai, fidati di me. Sta attento che arriva. Eccolo! Ma state vedendo anche voi quello che vedo io? A che gioco sta giocando? Bel pugno, amico. Grazie, però dimmi, ti senti bene? Ci puoi scommettere. Ehi, guarda che io l'ho fatto solo perché sei tu che me l'hai chiesto. Adesso litigano tra di loro. Vuoi giocare anche tu con me? Cosa? Non mi dire che ti faccio paura. Eh? Basta, diamoci dentro, questa storia deve finire. Sono preparato ad ogni evenienza. Ho portato questo. Farà colpo, ve lo posso assicurare. Bombardiere di Zabo! Ne ho abbastanza. Eccoti servito. Come? Perché non funziona? Perché non andiamo ad aiutarli? No, aspettiamo ancora un po'. Speri forse che l'acqua mi danneggi? Temo che ci resterai molto male. Sono preparato anche a questo. Vite di Zabo! Un altro giocattolino! Dovrebbe essere un attacco! Grazie ai miei nuovi accessori posso battervi ovunque, sulla terraferma o sott'acqua! Laser di Zabo! Conquista! Gira, Minotauro! E questo cos'è? Succedono cose strane. Il secondo capitolo dell'Extra 7 dice: l'onda di emozioni cancella dalla memoria il dolore e reprime la felicità. Per cui, quando alla fine torna la quiete, il guerriero continua ad ardere di rabbia e nient'altro. Pensavo che l'evocatore sigillasse il potere sopprimendo le emozioni e dando sfogo alla collera.
Invece forse l'evocatore ha la capacità di controllare le emozioni per convertire l'energia sviluppata in potere allo stato puro. Perché no? Sì, hai trovato il tuo potere, Ciro! Errore dal cielo! Occupiamoci degli altri. Esplosione blu! Adesso! Allora, a quanto pare qualcuno è diventato più forte. Purtroppo no, sono ancora debole. Ma un giorno diventerò molto più potente. Mi hai sentito, papà? Te lo prometto. Giro! Sei stato fantastico, bravo! Davvero? E siete diventati più forti tutti e due? Oh, se è così allora siamo tutti più potenti. Esatto. Ce l'abbiamo fatta, vero? Eh già, a quanto pare. Molto bene, possiamo andare adesso? Signor sì! Sì. Che cosa c'è, Delphinium? Qualcosa non va? Devo solo fare rapporto. Dimmi. Riguardo agli evocatori di ombre, a quanto pare sono riusciti a decifrare una parte delle Extra 7. Capisco. Continua a raccogliere informazioni su di loro e tienimi aggiornato. Va bene. を目指す少年と出会ったシュウは知らぬ間に先生になってしまうのだった。なあみんな、影使いに必要なことって何だと思う？メカいじり、復讐、恋の ABC、 お父様とパンツマロン。お前らもういいよ。次回ブルードラゴン、影使いの弟子。この番組は XBOX360 コナミとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。